riječ tijelom postade i nastane se među nama, onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. Aleluja! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei vennero da Gerusalemme, sacerdoti e leviti, a interrogarlo, tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò. Io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Se tu sei il profeta? Non rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano da farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, e a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avviene in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, ecco, immaginiamo adesso, io a voi pongo le domande, chi sei tu? Ecco, pongo la domanda adesso, tu chi sei? Cosa voi rispondete? Qual è il tuo odgovor? Quale risposta sarà tua? Chi sei tu? Questa è una domanda semplice, ma forse ci sembra anche una domanda un po' strana, ma come non so chi sono. Ma la domanda non è proprio semplice. Duboko. Perché la domanda è molto profonda ed è molto importante ed è giusto porre questa domanda perché è una domanda di identità. Chi sono io? E questa domanda, ascoltando questa domanda nel Vangelo, vogliamo porla anche noi stessi perché abbiamo sentito come i sacerdoti leviti chiedono Giovanni perché sono stati mandati da Gerusalemme per chiederlo chi sei tu. Nella luce di questo anche noi vogliamo vedere noi stessi in questa domanda per vedere prima di tutto Giovanni adesso. Si dice che Giovanni sa chi lui non è. È che lui sa anche chi è. Giovanni sa chi lui non è, perché dice io non sono Cristo, non sono Elia, non sono profeta. E Giovanni sa chi lui è. Io sono una voce che grida nel deserto.
semplicemente una voce, null'altro, una voce che grida nel deserto. E noi vediamo che Giovanni non è scontento per quello che lui non è. Lui non è scontento perché non è Cristo, perché lui non è profeta, perché non è Elia. Lui è contento con quello che lui è, che lui ha realizzato in questo. Io sono questo. Io sono una voce che grida nel deserto. Questa è mia missione. Questo sono io. Ecco, Giovanni ha scoperto sua identità. Fratelli e sorelle, cos'è nostra identità? Cos'è tua identità? Cos'è mia identità? Chi sono io? Noi qualche volta la nostra identità cerchiamo nei posti sbagliati, nei rapporti sbagliati. Dove Giovanni cerca sua identità? Giovanni non cerca l'identità solo davanti a se stesso, cosa lui pensa di se stesso. Lui non cerca l'identità solo davanti agli altri, cosa gli altri pensano di lui, ma sua identità lui cerca davanti a Gesù. Ecco, se la propria identità cerchiamo solo davanti a noi stessi, cioè con la nostra opinione, come la mia opinione di me stesso, possiamo andare in due direzioni. Possiamo allora creare un'opinione di noi stessi pensando di noi che noi siamo chissà cosa. Possiamo incrementare qualcosa di noi stessi, come possiamo anche diminuire così, vivere complesso di inferiorità. Se noi guardiamo noi stessi solo davanti agli altri, cioè cosa gli altri pensano di noi, allora possiamo andare nella direzione della schiavitù alle opinioni. E in quel caso lì noi dipendiamo da quello cosa gli altri pensano di noi. E qui spesso possono nascere anche dei problemi, cioè che l'uomo perde la pace, la felicità, buon umore, perché dipende da come gli altri lo vedono. Se altri lo amano, allora stanno bene. Invece se non lo amano, allora non stanno tanto bene. Se per esempio si sentono amati negli occhi delle persone, allora sono persone importanti perché hanno identità, sono apprezzati, stanno bene, felici. Invece se non sono apprezzati dalla gente, allora non stanno bene, non si sentono bene, perdono solo sotto i piedi. Così anche nel rapporto verso le cose, anche lì possiamo sbagliare se ci identifichiamo con le cose che abbiamo, quello che ci appartiene, quello che abbiamo. Qui di nuovo abbiamo il fatto che questo è davanti agli altri, così possiamo anche sbagliare, perché tutto questo sono le basi fragili. È facile che cambiano le opinioni le persone, così che prima magari ci apprezzavano, ci rispettavano, e poi per una cosa loro non ci apprezzano più e noi perdiamo la nostra identità, non siamo più quello che eravamo negli occhi degli altri. Così tante persone perdono la pace, felicità, gioia, perché la propria felicità basavano sulle basi fragili. Invece Giovanni ci insegna che quella identità, il fatto chi siamo noi, cerchiamo solo davanti a Gesù. Perché è importante questo? Perché se davanti a Gesù io scopro chi sono io, allora quell'altro, cioè lì, non dipendo dall'opinione degli altri e non perdo facilmente la pace, la felicità, la gioia.
Allora, Gesù, ricordiamoci come sente le parole: tu sei mio figlio prediletto. Questa è identità, cari amici, questa è vera identità. Tu sei figlio di Dio, tu sei figlia del Signore, tu sei figlio, figlia del Signore, un essere amato da Dio. Cari amici, questa è la vera identità, identità che nessuno può toglierti. Quando la trovi, tu diventi un essere libero. Non dipendi più cosa gli altri pensano di te, se ti apprezzano o no, perché il tuo ego non si innalza se ti apprezzano. Niente. Perché questo non fa innalzare il tuo ego, nemmeno cadi in depressione se qualcuno non ti apprezza, se magari non sei una persona conosciuta nel mass media, perché tu hai tua identità, tua felicità, sicurezza in Dio. È scritta nel palmo della mano del Signore, nel cuore del Signore. Questo è cosa più importante. Tutto il resto non ha nessuna importanza. Ricordiamoci adesso di una frase di Fra Slavko Barbaric che disse: tutto quello che fai, non farlo perché le persone ti amassero, che ti apprezzino, rispettino, per ringraziarti e così via, perché gli uomini sanno non apprezzare, non rispettare, non amare e non ringraziare, così che dopo, se aspetti questo, sicuramente ti deludi. Invece tutto quello che fai, fallo dall'amore verso gli uomini. C'è un'enorme libertà, una enorme libertà, cari amici. Cioè, quando tu trovi l'identità nel Signore, tu rimani libero dalle attese delle persone, da quello cosa pensano o non pensano di te. Ma tutto quello che fai, tu fai nella libertà dall'amore verso l'uomo, semplicemente perché questa è una cosa giusta. Non ti interessa se ti vantano o non ti vantano, se ti apprezzano o no, perché tu fai tutto dalla convinzione che questo è giusto e sei libero da tutte le attese. Una donna dice che ha avuto un sogno, che è venuta davanti al Signore. Il Signore la chieda: chi sei tu? E lei rispose: io sono la moglie del sindaco. E Dio gli disse: no, non ti chiedo di chi sei la moglie, ma ti chiedo chi sei. Io sono la madre di 4 figli. Non ti chiedo, non chiedo di chi sei la madre, ma ti chiedo chi sei. Io sono insegnante. Non ti chiedo che mestiere sei, ma chi sei. Io ho fatto tante cose alle persone, ho fatto del bene a tanti, ma non ti chiedevo cosa hai fatto, ma chi sei tu. Cari amici, guardate come questa domanda è profonda, che chiede una risposta più profonda. Ma una risposta, se la trovi, se trovi quella vera risposta, tua identità, che tu sei figlio amato da Dio, allora questa risposta ti porta libertà e la pace. Perciò è importante questa domanda, perciò è importante la domanda: chi sei tu? Perciò è importante la domanda dell'identità. Proprio questa risposta troviamo nell'Eucaristia. Nell'Eucaristia. Ecco, veniamo qui non come sindaco, non come qualcosa che facciamo, ma veniamo nudi, solo quello che siamo davanti al Signore. Questa è una cosa così positiva, molto importante venire davanti al Signore proprio così. Logico, noi siamo anche peccatori. Veniamo come tali al Signore con la consapevolezza che siamo deboli, ma anche con la consapevolezza che sono figlio del Signore, che sono amato dal Signore. Allora io posso vedere il mio peccato, io voglio vedere, non voglio chiudere gli occhi, non voglio mettere nulla sotto
sotto tappeto, perché voglio vedere per andare nella libertà alla confessione, Padre misericordioso, perché tu sai che ti ama, perché tu sei suo figlio, non ti rifiuta quando vai con questa consapevolezza alla confessione, tu vai in maniera completamente diversa. Ecco, cari amici, questa domanda che è molto importante, poniamo anche stasera. Allora capiremmo, anche se abbiamo un piccolo ruolo nella vita, magari senza importanza negli occhi degli uomini, ma noi saremo felici. Ricordiamoci anche di Madre Teresa, che una volta ha parlato davanti alla gente e un giornalista ha chiesto a Madre Teresa: lei ha fatto tante cose nel mondo, ha fatto tante cose positive, giuste, ha aiutato i poveri, ma cosa è cambiato nel mondo dalla sua opera, perché sono ancora malati, poveri? Cosa è cambiato? Non è cambiato nulla. E lei rispose: ma io non volevo cambiare il mondo. Io volevo essere una goccia di un'acqua limpida e nulla altro. Una goccia di acqua limpida io volevo esserci. Ma questo è poco? Ma forse voi pensate che questo è poco? Ma cercate anche voi, decidete anche voi di essere una goccia di acqua limpida. Dai, lei dica a sua moglie di essere una goccia di acqua limpida e così saremo in tre. Lei ha anche figli? Sì, ce li ho tre. Dai, di anche ai figli, così che anche loro siano una goccia di acqua limpida e così saremo in sei. Guardate, cari amici, quando scopriamo la nostra identità davanti al Signore, allora il tuo ruolo ha una grande importanza, anche se la gente non l'apprezza, no? Anche se non sei una persona conosciuta, ma tu sai che Dio ti ama, che questa è una cosa giusta, che stai facendo una cosa giusta, anche se è piccolo, se è praticamente invisibile. Questa domanda, fratelli, è la domanda che stasera è stata posta davanti a Giovanni, che questa domanda, ecco, anche dentro di noi fa il suo eco, così che continuiamo a cercare la risposta alla domanda: chi sono io? Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, al Signore, al nostro Padre Celeste. Per la Chiesa, finché ascolta i profeti che portano le persone a Gesù Cristo, ti preghiamo. Per tutti i cristiani, per servire il Signore e Dio, ti preghiamo. Per tutti noi, affinché giorno e notte raddrizziamo le vie al Signore fino al nostro cuore, ti preghiamo. Per tutti gli uomini, affinché riconoscano il Figlio del Signore che è venuto per la salvezza degli uomini, ti preghiamo. Per la nostra patria e tutti gli abitanti, per vivere nell'amicizia e rispetto reciproco, ti preghiamo. Presentiamo davanti al Signore nostre preghiere, le preghiere che portiamo nel nostro cuore. Signore, accogli le nostre preghiere e facci crescere nella conoscenza del tuo Figlio, nostro Salvatore Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.